in una condizione ottocentesca. Oggi, diciamo, si compie il percorso, si compie il cammino e si torna là, sul luogo del delitto, la Fiat, sul luogo in cui il lavoro deve essere sostanzialmente marginalizzato e privato della connotazione sociale che si era guadagnato nel corso di un secolo di lotta. Il lavoro deve tornare a essere quasi una condizione biologica. Lavori, hai lavoro, perdi il lavoro, ne devi parlare come si parla delle malattie. Mi sono preso il cancro, mi sono preso il lavoro, mi sono perso il lavoro. Sono espressioni che appartengono alla medesima fenomenologia. Non sono storie che appartengano a condizioni sociali. E tu non puoi più permetterti di immaginare che il diritto alla mensa o il diritto alla salute in fabbrica siano una questione degna di vivere sulla scena pubblica. Ma scusate, ma qualche commentatore si è accorto che il ministro Tremonti e Margherita Ligure ha annunciato un altro obiettivo di civiltà, che è lo smantellamento della 626, della legge che regola la sicurezza sul lavoro? Presidente della Repubblica ci ammonisce con parole importanti sul fatto che il diritto alla vita deve oltrepassare i cancelli delle fabbriche. In un paese in cui ci sono 1200 morti all'anno e 1 milione di incidenti all'anno a causa delle condizioni di insicurezza sul lavoro, parlare di superamento della 626 è un crimine, un delitto. Dovrebbe essere un crimine, dovrebbe giungere alle orecchie di un'opinione pubblica matura, del mondo dell'intellettualità, dei commentatori, come qualcosa di inascoltabile. Invece, dice Marguerite Duras in un famoso libro, ci si vergogna solo la prima volta. Questi non si vergognano più di niente. Il contratto muore, contratto come strumento di difesa del mondo del lavoro, contratto collettivo nazionale, muore qua a Pomigliano. Io forse ho capito quello che non avevo capito in queste settimane, quando guardavo la finanziaria di Tremonti. Cioè, perché Confindustria accetta quello che è inaccettabile, anche per loro? Perché è inaccettabile, certo, loro non faranno anche loro dei sacrifici, perché io non potrò più trasferire un euro di incentivi alle imprese, quindi è un problema anche per loro. Certo, è un problema per i cittadini, perché non potrò più trasferire risorse per il trasporto pubblico locale, per i servizi sociali, per le politiche ambientali. Però anche per le imprese è una manovra drammatica e inaccettabile, perché ai sacrifici non corrisponde una prospettiva di crescita economica ed occupazionale. Perché Confindustria su questo punto tace? Forse a Pomigliano c'è la risposta. Perché in cambio c'è la prosecuzione, anzi l'implementazione delle storie di questi anni, quelle che hanno consentito la svalorizzazione del lavoro e l'idea che la ricchezza si potesse fare dentro i mercati globali in tanti modi, mettendo in concorrenza gli uni con gli altri gli operai del primo mondo e gli operai del terzo e del quarto mondo, e immaginando che la globalizzazione significa omogeneizzare gli standard di diritti sociali non verso l'alto, l'Europa, ma verso il basso, la Cina. Questo è il calcolo che fanno. Cioè, se per 30 anni ci hanno spiegato che la competizione internazionale la potevano fare soltanto se il biglietto per viaggiare lo pagavano i lavoratori,